Ciao a tutti, finalmente sono tornata con un nuovo video. Infatti, io e il mio compagno quest'estate abbiamo comprato casa e erano un po' che pensavamo di comprare casa nuova tutta per noi e finalmente questo piccolo sogno si è realizzato. Ed è per questo che sono stata assente da YouTube per un bel po', perché abbiamo ristrutturato casa e abbiamo avuto tanti lavori da fare, ma lo vedrete in questo video. Infatti, in questo video vi voglio mostrare com'era la casa che abbiamo comprato inizialmente e come poi invece è diventata. Quindi io pensavo di aver fatto dei video all'inizio com'era realmente, ma probabilmente l'ho completamente scordato, anche se ne ero convinta. E quindi vi lascerò delle foto, se è possibile vi lascio delle foto. Per il resto invece ci sono i video e ve li spiegherò anche passo passo tutti i lavori che abbiamo fatto. Ma ora bando le ciance, se vi va iscrivetevi al canale, commentate e lasciate like. Ed ora vai con il video. Eccoci qui, come vedete il perlinato era già stato tolto tutto, stavamo sistemando i muri dalle varie infiltrazioni, crepe, eccetera, eccetera. Quindi immaginate tutta questa casa piena di perlinato. Qui invece Fabio sta tirando via le vecchie piastrelle della cucina. Ed ecco qui vi faccio una panoramica all'ingresso. Ecco qui, era tutta così all'interno, piena di perlinato. Quindi entriamo, questa sarà il salotto, questo muro probabilmente verrà giù, verrà via in modo da ampliare completamente il tutto. Un casino della Madonna, come potete vedere, è incredibile, però già tutte le crepe, tutti i buchi sono stati chiusi, quindi buon punto. Questa è la cucina ormai senza piastrelle, le avevamo tolte tutte. Eccola qua. Adesso andiamo nelle camere e nel bagno, che il bagno è l'unica cosa che ho mantenuto pressoché identica. Quindi eccolo qui, questo è il bagno con la finestra che dà sul giardino e i garage. Vasca da bagno e poco più in là la doccia, ecco qua. Le porte, come vedete, sono a soffietto. Qui andiamo nella camera che sarà quella matrimoniale. Come vedete, è ridotta un po' maluccio perché abbiamo tirato via il perlinato. Quindi sono rimasti tutti i buchi e li abbiamo dovuti stuccare tutti. Questa invece diventerà la lavanderia, in quanto alla fine sopra abbiamo un altro piano identico, quindi qui ho voluto fare la lavanderia più che altro per comodità. Ecco, Fabio ha salutato. Ed eccoci qua pronti per buttar giù il muro che divide praticamente la sala e la rendeva veramente troppo piccola per i miei gusti. Quindi pian piano con il martello e con tanta tanta pazienza si è iniziato a buttare giù il muro, che fortunatamente non era portante. Adesso vi lascerò alla carrellata di fatiche. E metà muro finalmente è stato tolto, ma siamo solo a metà della fatica, quindi c'è ancora. In una giornata ce l'abbiamo fatta, infatti vedete qua che stanno ancora smartellando, poverini, quanta fatica. E siamo quasi giunti alla fine. Ecco l'ultimo pezzettino che sta per essere buttato a terra, finalmente! Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Dai, dai, dai che ce la fai, su, io credo in te.
Eccoci finalmente con il muro a terra e il pavimento tirato via. Eh sì, perché alla fine abbiamo dovuto tirar via il pezzo di pavimento e non è stato affatto facile poi dopo sistemarlo. Qui ci sono i graffi sul muro per mettere le piastrelle, perché poi vedrete che abbiamo messo delle piastrelle. Vedete gli scavi, perché alla fine tutto l'impianto elettrico era completamente da rifare, quindi abbiamo scavato in tutto. Abbiamo fatto un bel po' di buchi nella casa, quindi vedete anche di sotto, qua in cucina, eccolo là, e poi un altro abbiamo fatto anche nel muro qui giallo, ma qui ancora non c'era, però vi assicuro che è stato fatto, un'altra traccia anche lì per quel filo che vedete scendere. Ecco, qui invece vi sto mostrando finalmente il muro del salotto finito con le piastrelle. Effetto mattoncino, eccolo qua, io lo amo, l'ho sempre desiderato e finalmente è lì davanti a me perché è meraviglioso. Anche il pavimento, come vedete, è stato fatto, non è venuto perfetto là in fondo, ma abbiamo un pavimento. Ed eccoci qua, mia sorella, Fabio all'opera, anche io qui avevo lasciato un attimo da parte, ma stavamo pitturando le pareti di bianco. Quindi, come vedete, a rullo e a manazza, gente, proprio a manazza, eh? Abbiamo fatto tutto da soli. Ed eccoci qua con il camino finalmente finito. Questo camino era tutto storto, abbiamo dovuto chiamare un cartongessista che ce lo venisse a sistemare, e mio papà invece l'ha pitturato. Ha fatto questo effetto sabbiato con i brillantini argentati che io volevo farvi vedere, ma come vedete non si vedono in camera, quindi che ci dobbiamo fare? Ci arrangiamo. Eccoci qua anche con le piastrelle della cucina sistemate, come avete visto prima. Abbiamo dato una pulitina, abbiamo aperto il balconcino, come vedete finalmente entra la luce. Infatti ecco che ve lo mostro. Il mio amato, adorato camino che finalmente è dritto e colorato anche. Io che cerco nuovamente di farvi vedere i brillantini, ma non ci sono riuscita nemmeno a questo punto. Quindi ecco lì il paraschizzi della cucina sistemato, questa è la porta che avevamo smontato per pitturare il muro. Ed eccolo qui, ho scelto un paraschizzi molto neutro che si abbinasse al pavimento e un po' a tutti comunque i mobili che avrei scelto. Qui invece vi porto sempre nel bagno e nelle camere. Questo è il bagno. Come potete vedere erano arrivati i mobili. Oddio, erano finalmente arrivati, non passava più il tempo. Ed eccoci qua col risultato finale. Queste riprese le ho fatte a fine estate, quindi capitemi se manca ancora qualcosina, ma questa è la camera da letto, eccola qua, tutta bianca, così lo scuro del pavimento risalta un pochino di più e si abbina meglio. Questo è il lato di Fabio con due cuscini, l'altro il mio. Se vedete là c'è ancora la specchiera da montare, l'abbiamo montata giusto 2 settimane fa, quindi per farvi capire quanto siamo lenti nel fare le cose. L'armadio con lo specchio e questa è la camera da letto. Ora invece vi porto in lavanderia / cuccetta del gatto. Vedete che ci sono ancora degli scatoloni, manca ancora la lavatrice che adesso però ho, vi assicuro che ce l'ho adesso. E qui c'era ancora un po' da sbaraccare, però capitemi, non è semplice. Adesso invece questa è la porta del bagno, vi mostro il bagno ed il mobiletto che abbiamo scelto. Infatti eccolo qua, un mobiletto molto semplice con le sue mensoline lì, la lucina, lo specchio e 3 cassettoni proprio sotto, belli
capienti, così da metterci asciugamani, trucchi, eccetera, eccetera. Lilith ovviamente vi fa da guida, vedete? Lilith che cerca di entrare nella doccia è in fissa con la doccia, vi dico, il mio gatto ama l'acqua, quindi devo chiudere costantemente la porta del bagno perché altrimenti me la ritrovo sia nel lavandino che nel bidet che nella doccia che nella vasca. Puro trauma quando poi dopo hai appena finito di pulire. Ecco qui invece che andiamo in salotto, questo è il mio divano, è un divano letto, quindi si apre e diventa metà più grande. Questo invece è l'ingresso, questa finalmente la porta, ecco Lilith che ci aspetta. Lì c'è sempre il mio adorato camino, il mobile del soggiorno e finalmente abbiamo anche la TV. Lilith, ti piace? Sembra apprezzare. Qui invece in questo muro dovremo fare una scala interna, prima o poi abbiamo 3 anni di tempo per poterla fare, per unire appunto i 2 ambienti, il sotto e il sopra. Ancora il mio divano, si vede che mi piace parecchio, l'ho inquadrato molto. Questa invece è la porta finestra che dà sul balconcino ed il giardino, la cuccia del cane ovviamente, quella non può mancare, e la mia cucina là in fondo che poi magari dopo vi inquadrerò un pochino meglio. Andiamo ora in cucina. Io ho sempre desiderato una cucina molto molto grande perché appunto io amo follemente far da mangiare, e nella cucina che avevamo prima mi era assolutamente impossibile, quindi ecco la mia cucina dei sogni finalmente è qui e io la trovo veramente meravigliosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ok? Commentate, lasciate like e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio, un bacio, ciao!